Mister, immagino che insomma, ci possa essere parecchio rammarico per come matura questa sconfitta e questo pareggio, perché di fatto avete preso gol all'unica situazione concessa, ecco, primo calcio d'angolo, colpo di testa e gol. Di fatto non avevate mai rischiato nell'arco della partita. Sicuramente c'è rammarico per lo sforzo che abbiamo fatto per questa partita, che comunque siamo partiti bene, secondo tempo anche. Mi spiace perché abbiamo preso un gol sulla palla attiva e lì bisogna avere sicuramente più attenzione. E faccio complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto, sicuramente si devono trovare il pelo nell'uovo, bisogna queste partite, bisogna cercare di chiuderle, perché poi il calcio si sa, calcio d'angolo alla fine vengono in 10 e c'è rammarico, perché comunque la prestazione c'è stata, un bel primo tempo, la squadra era aggressiva, compatta, non abbiamo concesso niente e questo ci deve insegnare, bisogna essere un po' più cinici, perché avevamo avuto tante occasioni che siamo arrivati lì, poi è mancato sempre l'ultimo passaggio, il tiro fuori, quindi mi spiace, però ai ragazzi non gli posso rimproverare niente dal primo all'ultimo. Sicuramente bisogna cercare di alzare la concentrazione per i 90 minuti, ecco. Ti chiedo una valutazione più generale, soprattutto sui due nuovi freschi arrivati, perché sono stati costretti quasi a giocare un'intera partita, e comunque non so cosa ne pensi di loro. Ravelli secondo me ha fatto una grande partita, il giocatore si è messo a disposizione e gli faccio complimenti che si è subito addentrato nella causa di questa squadra, e sicuramente era un po' più avvantaggiato rispetto a Semprini, perché l'ho allenato l'anno scorso Ranelli, quindi qualche cosa in più sapeva Semprini, e bisogna fargli solo i complimenti perché è entrato dopo 25 minuti e ha durato tutta la partita, era in crisi alla fine, e vanno solo che elogiati e ringraziati per quello che ci hanno dato oggi. Mister, cosa serve a questa squadra per ritrovare continuità? Domenica scorsa è arrivata un'ottima vittoria, poteva arrivare anche oggi la seconda di fila. L'impressione è che da qualche mese, quindi anche da prima che poi arrivassi tu, però da quello chiaramente che hai visto, l'impressione è che ci sia proprio quasi un'aura di negatività che regge un po' sulla squadra, e al primo episodio negativo le cose girano anche male. È questione solo di episodi, è questione magari, come dici tu, di migliorare nell'ultima giocata? Sicuramente c'è da migliorare nell'ultima giocata, sicuramente. Perché poi le partite, alla fine, io dico sempre alla mia squadra che l'ultimo quarto d'ora saltano tutti gli schemi, salta tutto, quindi bisogna anche leggere le situazioni, capire la partita, e su questo dobbiamo crescere, è quello che in queste partite bisogna cercare di chiudere la partita, perché se non la chiudi il rischio è comunque tutto. Dopo che hai pareggiato hai avuto altre due occasioni, presa la traversa, ci hai creduto fino alla fine, questo mi fa ben sperare, vuol dire che questi ragazzi ci mettono tutto il massimo impegno, ci vogliono crederci nei propri mezzi, anche per cercare di svoltare, ecco, se è la parola giusta. Però siamo sulla strada giusta, perché ho visto una squadra primo tempo aggressiva, ripeto, dove abbiamo creato, potevamo andare in vantaggio anche prima, abbiamo avuto 3-4 ripartenze dove secondo me lì c'è mancata la essere cinici, ecco, però giustamente hanno dato quello al massimo, hanno fatto tutto quello che chiedono, hanno corso tutti senza palla, logicamente se non li chiudi siamo qua a sicuramente a non essere felici.
però non è tutto perso. I tre punti di domenica in caso di sconfitta sarebbero stati quasi gettati al vento, invece così non tutto possiamo dire è andato perso. Ah no, certo, dai continuità, dai delle sicurezze, comunque fase difensiva, può succedere che concedi un calcio d'angolo e quindi questi ragazzi devono essere soddisfatti per quello che hanno fatto. Come ho detto anche a loro, facciamo 30, ci manca di fare 31 e sicuramente bisogna lavorare, io in primis, per cercare di migliorare questo aspetto, ecco.